Scappa, scappa, Ste. Stai scherzando? Bene ragazzi, qua è Step e bentornati in questo nuovo video su un gioco che abbiamo trattato circa un mesetto fa e che aveva avuto un buon apprezzamento da parte di tanti di voi, ma anche da tanti altri avevano messo non mi piace perché pensavano che questa serie andava a sostituire quella di Minecraft. Assolutamente no ragazzi, Creativerse è un gioco che assomiglia a Minecraft, ha molte basi in Minecraft ma ha tanti meccanismi diversi che andremo a scoprire insieme, ma non sostituirà Minecraft. Minecraft ci sarà sempre ragazzi, capito? Allora ragazzi, nel primo episodio ero molto nabulo, ammetto, ma adesso ho scoperto tantissime cose. Innanzitutto questa è la mia casetta, ok? Mi sono costruito una specie di casetta, sì, più o meno. È una baracca, sì, lo ammetto, è una baracca, ma non importa. L'importante è che non vengano a picchiarmi quei maledetti mostriciattoli. Ho scoperto tantissime cose che dovrete vedere. La prima è questa: un teletrasporto che si può spostare dove volete. Sì, guardate, si seleziona il portale che deve collegarsi a quale portale. Questo portale è il portale dei Leaf Leaf. Io perché ce li ho messi io, se no potete metterci qualsiasi altra cosa. Che si collega all'altro portale con Leaf Leaf. Andate a vedere, anche di qua ci abbiamo dentro il Leaf Leaf. Il portale è decisamente complicato da fare. In realtà in questo gioco tutto è molto complicato da fare, soprattutto anche i picconi. In questo momento vedete, ho il piccone di ossidiana, Ossidian Mining Cell, perché sono passato, qui ci sono le chest, da quello di pietra che non so dove è finito, ma fermi, cosa sto facendo, ok. Quello di pietra è questo qua, quello prima era quello di legno e poi quello successivo è stato quello di ossidiana. Quello dopo ancora, vi faccio vedere nel crafting, è questo qua, Iron Mining Cell. Però dobbiamo trovare l'iron. L'iron dove diavolo si trova? Bella domanda ragazzi, io non sono ancora riuscito a trovare un blocco di iron. Ed è per questo che ero giù in miniera ragazzi. Ero in miniera perché stavo scavando alla ricerca appunto dell'iron. Questo che vedete è il coal praticamente, oppure qualsiasi materiale che può essere estratto. Viene estratto tramite gli estrattori che una volta utilizzati vengono distrutti. Gli estrattori si fanno nei crafting table oppure si trovano nelle ceste a girosi. Insomma, è un gioco un po' complicato da capire all'inizio. In questa stanza c'erano un monte di mostri, non so se vi ricorderete, ma mi ero diciamo avvantaggiato nella streaming di 24 ore, avevamo giocato un pochino, e a molti era piaciuto questo gioco, quindi perché non riportarlo ancora sul canale, visto che aveva preso più di 100.000 visualizzazioni il 28 dicembre. Se vi andate a vedere il primo episodio che trovate nella descrizione, potrete comunque rimanere a pari anche con l'inizio della serie. Comunque, siamo qua alla ricerca di materiali. Come vedete, grazie al mining cell che abbiamo in questo momento di ossidiana, possiamo distruggere più o meno tutto, tranne alcune cose di livello ancora più basso. Insomma, ora vi faccio vedere. Se io continuo ad andare in giù, guardate, qui avevo scavato, ne hanno messo anche le torce, avevo trovato la lava. La lava non si può prendere, però non ti brucia. Guardate, Mardened Lava, oppure Igneous Rock, non ho idea di cosa sia. Non si può distruggere. Come mai non si può distruggere? Bella domanda, questo non vi so rispondere ancora a questa domanda, però sto cercando di capirlo. In ogni caso volevo andare a farvi vedere un po' quali erano i nuovi crafting, perché ci sono tanti crafting che nel primo episodio erano bloccati. Infatti, come avevo pensato, i crafting si sbloccavano con l'andare avanti del gioco. Sblocchi una cosa, sblocchi anche il crafting successivo di quella cosa. Ora andiamo nel nostro portale che ci riporta a casa. Questi sono i processori. Nei processori, che ne so, per esempio mettetelo Yellow Flower. Mettete yellow flower, vi dà 4 yellow pigment. In questo momento non possiamo fare praticamente niente. Nulla. Questa è la forgia. Nella forgia si cucinano le cose, per esempio. Oh mio Dio, era ferro. Se io cucino tutto questo ferro, posso farmi la... Perfetto. Questa è una cosa molto buona. Ragazzi, io ho scavato con il processore. Che è questo qua. Con l'estrattore, scusate. Che si fa col wood slab e stone slab. Che dovrei avere in teoria da qualche parte qua. Ho dell'elderwood. L'elderwood si trasforma qua dentro, che è una specie di crafting secondario, in wood slab. Quindi lo trasformiamo tutto. Cerchiamo anche la stone, che in questo momento però non ho. In ogni caso, ecco, occhio al portale, l'ho messo un po' nel mezzo effettivamente. Questa in teoria, esatto, si può trasformare. Si può trasformare anche la bedrock, penso, in stone. Possono trasformare tantissime cose. Esatto, guardate, si trasforma anche la bedrock in stone. Posso prendere... No, tetti mi serve in mano, non te lo metto lì. Mi serve questo qua. Colleziona.
mi serve che si fa, collezionami, faccio vedere che si può fare l'estrattore con due stone slab e due wood slab, che sono abbastanza semplici da fare, anzi molto semplici da fare, e qui il tempo è immediato, mentre come vedrete nella forgia, per esempio, per cucinare l'iron ci vuole un pochino, per sminuzzare le cose qua dentro ci vuole un pochino, insomma, per fare tutto ci vuole un po' di tempo, tranne che per forgiare nel crafting. Non so perché ho detto forgiare nel crafting, si dovrebbe dire craftare nel crafting, vabbè, pazienza. In ogni caso mi porto più di un estrattore perché, come vi ho detto, sono monouso, però man mano potremmo fare anche con l'ossidiana degli estrattori più potenti che in meno tempo riescono a tirare fuori materiale. Mi serviva per fare il nostro bellissimo Iron Mining Cell, Iron Slab 4, 8 Glowing Mushrooms e 10 Iron Bar. Quindi mi servono l'Iron Bar e l'Iron Slab. Perfetto. L'Iron Bar sono mezza a cucinare, 1, 2, 3, 4, 5. Non ne abbiamo a sufficienza probabilmente. E vabbè, pazienza, dobbiamo tornare in miniera. Per questo mi serve ancora lo scavatore. Dobbiamo trovare ancora un po' di materiali, ragazzi. Bene, ho detto una stupidaggine. 5 di ossidiana le avevo qua. Quindi in teoria posso fare anche l'estrattore più potente, che è questo qua. Ne posso fare 2 e li andiamo a fare così. Ora che andiamo in miniera, ci proviamo subito come funziona. Mettiamo anche un altro di questi a fare. Ne posso fare ancora un bel po'. E io li faccio. Allora, le torce si fanno con il wood rod, che si fa tramite uno stone slab dentro al processore, e con il carbone, ovviamente, come su Minecraft. Quindi ne possiamo fare un pochino e possiamo partire per l'avventura. Allora, qui ci metto un attimino. Fatto. Dovremmo essere pronti, ragazzi. Ho 13 torce di coal, 9 torce di moston e tutta questa roba per poter andare in missione. Mi servono 6 glowing mushroom e dobbiamo trovare altro iron ore. Ce la facciamo? Sarà dura, ve lo dico. Aspettate che metto ancora a cucinare l'iron bar, questi qua. Mettili tutti a fare. Potremmo fare un'altra forgia, però. Com'è che si faceva la forgia? Un'altra forgia è molto utile, cioè raddoppieremo la velocità delle cose. 6 coal, stone slab e wood slab. La coal credo di averla finita, non vorrei dire una stupidaggine, ma penso proprio di sì, perché va via veloce, se fai le torce va via la coal, giustamente, quindi niente coal, ragazzi. E invece 18 coal, scherzavo, ho 18 coal, posso farlo. Allora, posso farmi la forgia con 6 stone slab, 6 wood slab e 18 coal, no, 6 di 18 coal, scusate. Mi faccio la seconda forgia, dalla parte opposta, un po' meno scomoda effettivamente. Metto a cucinare, dovrei avere forse tutto, però ci andiamo a fare un bel giretto in miniera per vedere cosa riusciamo a prendere. I glowing mushroom sono quelle rocce tipo queste qua, però blu, vedete? Ne abbiamo vista una lassù in questo momento. Ora la faccio vedere. Abbiamo in questo momento 2 glowing mushroom, in teoria prendendo dovrebbe darcene uno. Esatto, siamo a 3. Con questo 4 sono abbastanza semplici da trovare, quindi ragazzi non è neanche una cosa difficilissima, però voglio vedere appunto se facendo l'iron mining cell riusciamo a distruggere il cubetto di lava. Cioè sarebbe bello poter scendere ancora e vedere magari se troviamo dei dungeon, cose così. È molto interessante come genere da scoprire, come vedete. Qui c'è dell'estrattore, vedete il cubetto blu è dove va messo l'estrattore, quindi leviamo questo coso all'inventario, prendiamo un estrattore di quelli blu e ce ne mettiamo uno, tac, e lui scava. Lui scava al posto nostro, cioè quindi non c'è neanche bisogno che stiamo lì. È vero, su Minecraft spacchi abbastanza velocemente, però qui le cose tipo i minerali vanno estratte. È una cosa in parte più logica e magari a alcuni piace, a alcuni no. A me piace perché è una cosa un pochino più studiata, un pochino più complicata. Quindi ragazzi, non giudicate subito il gioco dalla copertina, anche perché è in beta e non si sa perché la beta la fanno pagare la beta. Questa cosa non mi torna neanche a me, sono d'accordo. La beta è a pagamento, ma il gioco è gratuito quando uscirà a finale. Quindi bisognerà solo aspettare, quindi tranquilli ragazzi. Direi che di funghi ne abbiamo trovati abbastanza, sono 20. Vi ricordo che i funghi servono anche per ristabilire la salute, che è la barra rossa ovviamente sotto. Ho trovato un altro materiale da scavare, questo mi sembra proprio coal. Voglio provare, ragazzi, a prenderlo tramite questo qui, quello potenziato, che magari ce lo restituisce. Non viene distrutto, ma una volta che ha scavato riusciamo a riprenderlo, forse. Però guardate quanto scava più velocemente rispetto all'altro. Comunque no, è coal quella lì, non è magnetite. Porca miseria. Grandioso, si è rotto il piccone che avevamo di ossidiana. Tenta, dove sei arrivato? Porca troia! Aiuto! Aiuto! No! Qui i mostri sono fortissimi, ragazzi, ve lo dico. Beh, ti fanno un danno assurdo. Guardate la mia vita, è già scesa da un monte. Ancora! E tu da dove... No, vabbè. Ci deve essere una breccia. Muoio, 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 muoio. Ragazzi, da dove diavolo è andata lì? E che cavolo, ora non entrano più, vai. Ragazzi, sapete cosa vi dico? Mentre qui è tutto in fase di produzione, io me ne vado. E sapete dove me ne vado? No, che piazzi sta roba per terra. No, non lo puoi più rilevare. Accidenta alle tue corna, Step, è notte. Scappa, scappa, Step.
Stai scherzando? Sono uscito da un uomo di vita, ma sono un coglione, sono. Magnetite fuori da casa. Cioè, vi sembra normale questa cosa? Fuori da casa avevo la magnetite e non lo sapevo. Dobbiamo fare subito Iron Mining Cell. Non l'ho mai fatto, è la prima volta lo faccio. Craft. Ci darà anche l'upgrade. Ok, questo è il crafter più potente. No, scherzavo. Diamond Mining Cell. La voglio andare a prendere adesso, ragazzi. Ragazzi, questo è un gioco con colonne sonore diverse, potete sentire, con tante novità che in Minecraft non ci sono. Quindi io vi invito a provarlo, non per sostituire Minecraft, ma per avere qualcosa di diverso da dire. Io l'ho provato, è bellino. Io l'ho provato, è brutto. Ragazzi, prima di giudicarlo, provatelo, perché secondo me ne vale veramente la pena. E ora finalmente potremo andare qua e prendere questi nuovi materiali. Guardate, 1, 2, 3. Diamanti! Non ci credo, ho trovato i diamanti! Che culo sfondato! No, vabbè, io sono portato. Io sono portato per questo genere di gioco, cioè non c'è verso. Guardate, ho trovato subito i diamanti! Per farvi vedere la differenza tra un estrattore veloce e un estrattore normale, li mettiamo entrambi. Questo impiega 10 minuti e ce ne sono 12. Questo impiega 20 minuti e ce ne sono 6. Quindi il doppio della velocità con la metà del tempo. Incredibile, ma vero. Ragazzi, io vorrei portarvi molto volentieri altri video su questo gioco. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sono più che certo mi verrete incontro, perché siete comunque delle persone intelligenti. Io vi ringrazio per aver visto il video. Vi ricordo di passare al secondo canale in descrizione, dalla pagina di Facebook. Guarda, sempre tutto.